Finalmente, pensavo che non saresti più tornato. Ma che è questa puzza? Hai mangiato l'intestino di Lindsay Lohan? Più o meno. Cioè, era una minestra. Però, aveva un sapore strano. Forse dovevo controllare quando scadeva. Oppure dovevi controllare che nessuno ci avesse messo dentro qualche lassativo. Cosa? Eccola che ritorna di nuovo! Cosa? Lindsay Lohan! Non dovrebbe esserci un postino. Un impiegato? Qualcuno? Con chi stai parlando? Con nessuno. Abbiamo ordinato qualcosa di recente? In che senso? È arrivato questo tipo 20 secondi fa. Fammi vedere. C'è scritto qualcosa. Non aprire per nessun motivo al mondo questa busta. Non c'è via di scampo. Beh, apriamola. Ma c'è chiaramente scritto non aprire per nessun motivo al mondo. E da quando in qua noi seguiamo le regole di un pezzettino di carta? Dammi qua. Che cos'è? Cosa? Un DVD. Ed è anche scadente. Insomma, guardalo. Con affetto dall'età della pietra. Non mi piace questa situazione. Andiamo, che cosa può capitare di male? It's caught in the crossfire. I trained my love to know why he's caught in the crossfire. And now I'm here waking up to the crossfire. Ho appena avuto una visione di tutte le cose cattive che possono capitare. Se non vuoi vedere che cosa c'è in quel DVD, non ti costringerò a farlo. Veramente? Certo che no. Adesso smettila di fare la femminuccia e mi tiro la televisione. Guarda, ci hanno mandato un film. La faccenda si fa sempre più strana. La coreografia è discutibile. Cosa stiamo guardando? Questo video proviene dall'inferno e quello che succederà vi lascerà senza parole. Ma fammi il piacere. Come osi interrompere il pallido mentre sta parlando? Guardando questo video avete risvegliato un antico demone e ora le vostre vite sono in pericolo. Cosa significa? Benvenuti in terrore, avete appena trasformato le vostre vite in un film horror. Spegni la televisione! Ci sto provando, ma quell'idiota albino ha impallato tutto! Stava bleffando. Non può essere successo veramente. Le nostre vite non sono diventate un film horror. Quel film era chiaramente di bassa qualità. Già, forse era canadese. Chi è? Rispondi e scoprilo. Pronto? Sì, ho bisogno del tuo aiuto. Marga Rose, cosa vuole adesso?
c'è questa sottospecie di sfigato che sembra uscito da un pessimo film horror degli anni 90 che sta cercando di spaventarmi con quel costume ridicolo. Zee, devi aiutarmi. Non riesco a capire niente, ma... Oh mio Dio! Quale pendo dei due? Marga Rosa è in pericolo. Non mi dire. Aveva ragione l'albino. È stato terribile. Quel mostro è entrato in casa mia senza neanche il mio permesso. È un serial killer, non lo chiede il permesso per ucciderti. Simpatico. Ti prendi gioco di me mentre sono in queste condizioni. Ma ce l'hai un cuore. Forse. Sepolto in profondità, lontano da voi. Quello che Ombra voleva dire, credo, è che sappiamo come funziona. Siamo in un film horror, abbiamo la prima vittima e dopo il killer è a piede libero. A proposito, la tua casa? La polizia ha detto che è meglio per me se resto da qualcuno per un po'. Beh, spero che troverai chi ti ospiterà. La ospiteremo noi, Ombra. Fantastico. Sai, non credo che sia una buona idea tenere la prima vittima del film con l'assassino accanto a noi. E poi se siamo i protagonisti è come andarsela a cercare. Sentite, questa storia del DVD Inferno non è un nome, è il DVD che viene dall'inferno. Stavo dicendo, mi sembra una storia un tantino inventata, insomma non sta né in cielo né in terra, è impossibile. Ma abbiamo il video, te l'abbiamo fatto vedere, secondo te perché il killer ti ha attaccata? Coincidenze. Luogo sbagliato al momento sbagliato. Eri in casa tua! Insieme al killer. Aspettate. Quello che stiamo dimenticando è che siamo in un film horror. L'assassino potrebbe essere qualcuno vicino a noi, qualcuno di insospettabile. Già, non hai tutti i torti. Marga Rose, scegli tu se vuoi restare qui con noi. Ora non ne sono più tanto sicura. È che ho così tanta paura. E se fosse questo quello che vuole l'assassino? Averci tutti insieme? Lo chiamiamo assassino, ma non ha ancora ucciso nessuno. Almeno credo. Chiamalo pure parabolista. Antagonista. Come ti pare? So solo che l'altra sera è entrato in casa mia un pazzo e ha cercato di uccidermi. Sono felice che tu e Marga Rose state facendo amicizia. Ascolta, prima di fare il remake delle Sleepover Club, ti devo parlare. Ma che succede? E se Marga Rose fosse coinvolta? In che senso? Vuoi smetterla di dire in che senso? Dio, sembra che vivi solo per dirlo e per infastidirmi. Scusami, ma trovaci tu un senso in tutta questa storia. Comunque, ci stiamo basando solo su quello che dice Marga Rose. E se stesse ingannando tutte e due? No. Marga Rose. Non mi sembra capace. Neanche a me, forse perché è troppo stupida, ma ci stiamo dimenticando che l'assassino è quello meno sospettato. Non sempre. Scream, 1996. Tutti erano convinti che l'assassino fosse il fidanzato e alla fine... era lui. Hai ragione. Ma se questo è il nostro film horror, le scriviamo noi le regole. Boo! Di cosa state parlando? Di niente. Buonasera a tutti. Mi chiamo Gravez e sono la detective che hanno incaricato per il suo caso di stalking. Stalking. Semmai stupiding. Salve, detective Gravez. Grazie per essere venuta. Ha qualche novità? Stiamo battendo diverse piste, ma a casa sua non sono stati trovati segni di effrazione. Conosceva il suo aggressore? Oh sì, beh, abbiamo bevuto un tè l'altro giorno. Secondo lei? Dunque, si tratta di uno scherzo, signorina. Ma che sta dicendo? È una questione seria. Io non lo farei mai, è da pazzi.
Allora chi è che l'ha attaccata e perché non riusciamo a trovarlo? Forse non state facendo bene il vostro lavoro? Adesso si calmi. Vado un attimo in macchina a prendere delle foto che ho dimenticato, che devo farle vedere. Nel frattempo si beve una camomilla. Oh. Bevitela tu la camomilla. Ammettilo, Marga Rose. Hai inventato tu tutta questa storia. Senti, so che vuoi far credere a Gianmarco che io sono la colpevole, ma notizia dell'ultimo minuto, non ti crederà nessuno. Non hai neanche un briciolo di prove. Svelerò a tutti il tuo segreto. Buona fortuna, perché non ci sono segreti. Sai che ti dico, mi hai stancato. Organizzo una festa. Non puoi farlo. Lo sto facendo proprio adesso. Vado a cercare la detective. Notizia dell'ultimo minuto, non ti crederà nessuno. Non hai neanche un briciolo di prove. Non ci posso credere, quella scema ha veramente organizzato una festa. Ehi, ma che sta succedendo? La nipote di Satana ha deciso di organizzare una festa. Marga Rose. Oh. È fuori controllo. Fare una festa in un film horror è come chiedere all'assassino di andare a prendere un caffè insieme. Nuovo SMS da anonimo. Questa sera sceglierò la mia prossima vittima. Ombra leggi. Merda. Dobbiamo chiamare la poliziotta. Quale poliziotta? Quell'incapace che oggi ha interrogato Marga Rose. Ok, tu vai a cercarla, io avviso gli altri. Stai attento. Marga Rose, dobbiamo parlare. Ehi, che succede, G? Non dovevi fare questa festa, come ti è passato per la mente? Andiamo, è il 2015, chi è che non organizza una festa di questi tempi? Una persona normale non organizza una festa quando c'è uno psicopatico in circolazione. Ascolta, non mi piace il tono che stai usando, se vuoi accusarmi di qualcosa, fallo! Sei un idiota! Aveva ragione Ombra. Grazie per la schiettezza! Ma perché non c'è campo? Detective, tutto bene? Oddio, è morta. Ma dove sono tutti? Nuovo SMS da anonimo. Se vuoi salvare la vita del tuo amico, vieni all'officina fuori da casa tua. Che razza di assassino scansafatiche! Altro SMS da anonimo. Chiariamo, non l'ho portato così vicino perché non avevo voglia, ma perché non avevo tempo. Come no? Marga Rose, ti sei cacciata in dei guai molto seri. Nessuno tocca la mia famiglia.
trappola. Esatto, e tu ci sei cascato proprio in pieno. Maledizione. E tu chi sei? È una domanda a trabocchetto? Senti, sono qui, ora cosa vuoi? Ucciderò entrambi i protagonisti del mio film, così tornerò in vita nel mondo degli umani. Non ci avrai mai. È proprio questo il punto. Io vi ho già entrambi. Non capisco, quindi io e l'idiota siamo i protagonisti. Sei perspicace. Ora lascia che ti racconti la storia completa. Le vostre vite sono veramente diventate un film horror l'altro giorno quando avete guardato il DVD. Hai detto che ci stavamo fidando solo di quello che diceva Marga Rose riguardo al giorno in cui è stata aggredita. Ma quello che forse non sai veramente è che hai fatto la stessa cosa con me. Ci sei cascato completamente quando ti ho detto che Marga Rose ci aveva chiamato per chiederci aiuto. Ho inventato tutto, tranne l'aggressione di Marga Rose. Il giorno dopo sono andata a casa sua vestito da assassino e l'ho attaccata. Così non avrei alterato la storia. Avevi ragione anche quando hai detto che in un film horror gli assassini sono quelli meno sospettati. Beh, in questo caso ti ho fregato nuovamente. Credevi che fosse Marga Rose, e invece lei è solo una stupida. Wow, questo è decisamente maligno. Al di fuori dei tuoi standard. Cioè, che ne hai fatto di Gianmarco? La sua anima sta lentamente scomparendo dal corpo. Quando avrò finito con voi due, di Gianmarco non resterà niente. No! Te l'avevo detto che io non c'entravo! Oh, scusami se hai la scritta colpevole in faccia! Anche tu hai la scritta enorme stronzo tatuata sul cuore, ma di certo io non te lo vengo a dire così. Enorme stronzo è composto da due parole. Oh, lo fai apposta ad essere così stupida. Questa poi? Sai quanti insulti mi sono presa da quando vi conosco? Tu poi l'altra sera mi hai chiamato idiota, ti sembra questo il modo di trattare una signorina? Non sei una signorina, sei solo una che finge di esserlo. Se non fossi così falsa, tutto questo non sarebbe mai successo. Adesso basta! No, basta un cavolo, tu non mi ucciderai. Sono ancora troppo giovane per morire. Cos'è quella, una ruga? Ah, dove? Vi ucciderò entrambi. Ascolta, Gianmarco, se ci sei ancora, segui la mia voce. Vieni da me, segui la mia voce. Non è che è diventato cieco e stupido, ci può vedere. Oh, scusami se non sono pratico nel risvegliare le anime intrappolate nel corpo di uno psicopatico. Io voglio soltanto ritornare a casa. Presto troverai un'altra casa, stupidella. Si chiama Mondo dei Morti. No! Dove pensi di andare? No! Tutta questa cattiveria, e ora guardati. Mi ciberò della tua anima. Siamo arrivati all'atto finale, miei cari protagonisti, ed è arrivato il momento di morire. Dimentichi qualcosa. Nel finale l'antagonista muore. Già, magari un altro giorno. Ma con chi stavi parlando?
pronto? Non ha preso la busta. Beh, vuol dire che ha imparato la lezione. No, non buttarla. Forse ho già in mente qualcun altro che potrebbe meritarsela.